Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo Vlogmas, in questo nuovo Assaggiamo. Come vi dicevo, ci saranno anche video tra virgolette normali, ma appunto riadattati un pochino al formato dei Vlogmas in questo mese di dicembre, in cui andrò ad assaggiare alcune cose che possono finire tra i regali di San Nicolò, Santa Lucia oppure nella calza della Befana. Come leggete dal titolo, ho con me ben tre tipi di cioccolato Milka. Sono un pochino particolari, ovviamente, e ve li presento: sono i Milka con l'oro Saiwa, i Milka Oreo e i Milka Tuk. È anche l'ordine con cui li assaggerò. Se siete interessati soltanto ad uno dei tre assaggi, vi ricordo che qui sotto sulla timeline trovate appunto i capitoli e potete direttamente saltare all'assaggio che vi interessa. Quindi cominciamo con la cioccolata Milka con oro Saiwa. Dovrebbe essere il cioccolato quello un pochino più scontato come gusto, tant'è che l'oro Saiwa ha appunto gli oro choc che dovrebbero comunque ricordare il suo sapore, quindi andiamo un pochino sul sicuro. Vi faccio vedere la confezione da vicino, niente di particolare, c'è la solita mucca viola. Un dettaglio di quello che troveremo all'interno. Sul retro ovviamente gli ingredienti e i valori nutrizionali. Andiamo quindi ad aprire. Vi faccio vedere un dettaglio. Andiamo a spezzare. Vedete, c'è il biscottino sopra e in mezzo sostanzialmente la tavoletta di cioccolato. Assaggiamo. Come avevo anticipato, appunto, nulla di assolutamente fuori dall'ordinario o sorprendentemente buono, decisamente simili a quelli che sono gli Oro Choc, in ogni caso niente di eclatante, eccezionale o fuori dall'ordinario. Seconda tavoletta è questa qua, Milka Oreo, anche in questo caso non dovrebbe essere nulla di così eclatante, la curiosità è vedere se effettivamente i due tipi di cioccolato e di snack si combinano bene insieme. Anche in questo caso vi faccio vedere la confezione, niente di particolare, in questo caso è un'edizione speciale con Playmobil, ma non interessa a nessuno. Ci sono anche qui dietro gli ingredienti e i valori nutrizionali, ma andiamo ad aprire e anche ad assaggiare successivamente. Ok. Qui la tavoletta sembra normale, ma come vedete ci sono, tra virgolette, delle macchie più scure all'interno che appunto dovrebbero essere il ripieno, tra virgolette, Oreo. Ed ecco appunto come si presenta all'interno con appunto il ripieno che dovrebbe ricordare il biscotto, il famoso biscotto. Assaggiamo. Non male, devo dire. Me l'aspettavo un po' diversa. In realtà forse è un po' troppo cioccolatoso, addirittura. Pur essendo una grande amante del cioccolato, vi dico forse è troppo dolce per quanto mi riguarda. Quindi secondo me non è esattamente all'altezza. Ha un qualcosa di croccante, però in ogni caso tra le due versioni dolci, diciamo così, preferisco quella abbinata all'oro Saiwa come cioccolata Milka. Terzo assaggio per questo video, Milka abbinata al Tuk, è quello un pochino più particolare, se vogliamo, perché appunto il cioccolato Milka va ad abbinarsi ad un biscotto che di per sé è salato. Peraltro sono una consumatrice abituale dei Tuk per l'aperitivo, per cui mi aspetto qualcosa di particolare che mi sorprenda e che appunto sia anche buono, però, perché appunto l'abbinamento dolce-salato è un pochino rischioso, se vogliamo. Anche in questo caso vi faccio vedere la confezione, come per quella degli Oro Saiwa è praticamente identica e ovviamente sul retro ci sono gli ingredienti e poi anche i valori nutrizionali. Andiamo quindi ad aprire e poi ad assaggiare. Allora, prendo un cubetto e vi faccio vedere, effettivamente sembrano sempre a quelli della collaborazione con gli Oro Saiwa, ma appunto il biscottino è come quelli,
dei tuk, ovviamente. Assaggiamo. Effettivamente è l'abbinamento più interessante dei tre perché appunto si sente ovviamente predominante il gusto del cioccolato, ma c'è quel retrogusto di salato e la croccantezza del biscottino che lo rendono assolutamente ottimo. Per cui, se dovessi fare una classifica dei tre gusti che ho assaggiato, direi assolutamente primo posto Milka Tuk, secondo posto Milka Oro Saiwa e terzo posto Milka Oreo, perché erano quelli che pensavo mi sarebbero piaciuti di più in realtà. Quindi detto questo, ci tenevo a dirvi, visto che siamo sotto Natale, che in descrizione, visto che questo format degli assaggiamo è tra quelli un pochino più apprezzati, nonostante io li consideri dei tappabuchi come video, ho pensato di aggiungere alla mia lista dei desideri di Amazon, che trovate linkata in descrizione, anche delle cose che possono ritornarmi utili per quanto riguarda questo tipo di format. Quindi cibo e bevande che potete regalarmi, che potrete poi vedermi assaggiare in video. Sempre in descrizione trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like. Se avete assaggiato anche voi queste tavolette di cioccolato della Milka, fatemi sapere se magari vi è piaciuto di più quella Oreo o se ne avete provate addirittura altre che io non ho ancora scovato. Iscrivetevi, mi raccomando, perché così non vi perderete nessuno di questi video Vlogmas. Vi ricordo un video al giorno fino al giorno di Natale, almeno. Detto questo, io vi saluto, ci vediamo domani. Have a nice life!